Dai, ditemi la verità. Chi non vorrebbe esordire con un primo piano del nostro felice mastronzo? Buongiorno a tutti signori e bentornati sul mio canale. Questa è la vita e la carriera del nostro beniamino italiano Felice Mastronzo, che ha avuto un inizio di campionato un po' difficile per poi riprendersi e ad andare ad avere una media da 2 ai 4 gol a partita. In questo secondo episodio, intanto, il Liverpool ha acquistato Bonucci. Che coraggio! Andremo a affrontare, come sempre, 6 partite, che è più o meno la media che faccio per ogni episodio. E la prima sarà contro questo Alisher, e si confermerà ormai la coppia dell'anno, la coppia infallibile d'attacco, Felice Mastronzo contro Alisher. Ora, voglio chiedere a Siri come si pronuncia, John Fite Harp, come si chiama? Who is Harp? Nope. Who is John Fite Harp? I found this on the web. Who is Bayern Munich 2 striker? Just a sec. Nope. Vabbè, Siri non ci arriva, tanto Felice, 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 vacci a giro! Come puoi sbagliarmi gol così? Non è da te, non è da te. Buono, buono Felice, vai di prepotenza e viene murato dal difensore, accidenti. Harp, generoso questo passaggio! E perché la spari in bocca? Accidenti a te. Buono, buono, Felice, calciano quel destro, troppo centrale, troppo, troppo, fa di tiro mediocre, ci sfottono pure quelli di FIFA. Buona questa palla in profondità, è tutta tua, è tutta tua, è tutta tua, è tutta tua, calciano il destro, ma perché sul primo palo, perché? Ok, finisce la partita 0-0, partita veramente brutta. Non abbiamo più toccato pallone, in sostanza. Ci portiamo comunque a casa un 7,7, ma si poteva assolutamente fare meglio. E Siri non mi sta dando la risposta a ciò che ho chiesto. Who is John Harp? Ci riprovo. Who is John Harp? Here's what I found. Niente, non... Siri non vuole comunicare con me. Pazienza. La seconda partita di questo episodio è fuori casa contro il Magdeburgo, ragazzi. Queste sono squadre che è veramente la prima volta in vita mia che sento nominare. E sempre maglia rossa, sempre coppia d'attacco con Harp, che ragazzi lo comprai nella carriera di FIFA 19 e mi diventò un... mi sembra più di 90. Insomma, una delle promesse. Vado a controllare un attimo sul suo FIFA quanto è il suo potenziale. Intanto iniziamo la partita. Buono, Felice dentro per Dantas. Bel gol, bel gol. Assolutamente. E apriamo così con un assist. Ci rifacciamo dopo la piccola debacle della partita scorsa. Intanto mi è arrivato il responso da suo FIFA. Harp diventa massimo un 78. Una volta il suo potenziale era molto 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 più alto. Vabbè ragazzi, Dantas apre le marcature per il Bayer 2. Buono, buono, bella questa palla di Harp, calciala! E questo Coglin che spunta dal nulla. Richards per Felice, troppo centrale. Ragazzi, non ci vogliono far segnare e questo è un po' un problema. Buono, bella lì Felice, si dribbla veramente tutti. La mette nel mezzo per Harp e gli fornisce un bellissimo assist. 2-0, Bayern 2, sarebbe così. Bayern München 2, penso sia il nome corretto. Non ho studiato tedesco, non so il tedesco, ma so che siamo 2-0 e stiamo facendo veramente fare tantissimi gol ad Harp. Attenzione, questi buchi difensivi, eccolo qua.
prima o poi doveva succedere. Primo gol che subiamo in campo, cioè, ed è arrivato dopo tanto. Guardami Harp, bella, bella, bella. Va il nostro felice, va il nostro felice, va il nostro felice. Adesso cosa fa? Calcia al destro e è un tiro, un tiraccio. Non riusciamo a segnare. Buono, ma stronzo per Harp. Guardami dentro di testa. Parata del portiere. Ancora inciampa Felice. Non riusciamo a segnare, ribadisco il concetto. Stiller, guardami, ti prego. Buona, Felice, ma stronzo, daccelo il giro. Daccelo il giro, Felice nostro. Eccolo, primo gol di questo episodio. E vola sui cieli di Magdeburgo. Filtrante, perfetto. E gol che di solito un giocatore così non sbaglia. Ragazzi, che sembra neanche un birillo, perché il birillo c'ha la pancetta. Com'è brutto. È proprio brutto, ragazzi. Tillman per Felice. Vincere in pallo. Ne dribbla un altro. Arriva in porta. Calcia il destro. Ragazzi, questo è un gol alla Messi. No, non è vero, sto scherzando. Però grande gol del Bayern 2. E soprattutto, finalmente si torna a segnare. E lo facciamo con grande stile. Con una doppietta, ragazzi, dopo essere stati soprattutto migliori in campo. Dopo aver dribblato mezza difesa e vinto qualche contrasto. 83esimo, 4-1. E finisce qui. Partita indiscutibile. Peccato il gol subito, che manteneva un record abbastanza permanente di reti inviolate, ma va bene così. Continuiamo a guardare tutti dall'alto e a puntare alla promozione. E tra l'altro, ragazzi, mi sono accorto, forse l'ho già detto nell'episodio precedente, non ricordo, ragazzi, che non giocheremo nessuna Coppa Nazionale, quindi saranno 20 partite di campionato più eventuali playoff per chi li farà. Ottimo. Intanto si prosegue, si va avanti, si arriva nel mese di settembre dove il mercato è già concluso. Unterhaching, come si chiama questa squadra? Sì, Unterhaching, l'andremo a affrontare in casa. E tra l'altro, ragazzi, ci danno anche un più uno per la forma fisica. Perché, ragazzi, il nostro Felice Mastronzo è sempre in forma fisica. Smagliante. Ganzo, ragazzi, è talmente brutto che non se lo cagano neanche passandogli la palla. Guardate lì. È assurdo. E dai, terza play di questo episodio. Però due gol in due partite. Ci può stare. Vediamo di fare meglio. Oh, bello, bello, bello subito, voglio il gol subito, e tiro una cagata pazzesca. Però ragazzi, mi danno un pilone di dribbling che non si rifiuta mai, dai. Ma stronzo, se li beve tutti, calcia il destro e viene murato all'ultimo. Peccato che ho cambiato direzione. Ma stronzo, metti nel mezzo. Guarda di testa, Harp, traversa, non ci credo. Ragazzi, abbiamo più sfiga che altro. Cioè, parliamoci chiaramente. Buono, Harp per Felice. Col destro, sinistro, e la para il portiere. Harp per Felice, è regolare? No, non è regolare. Ok, si riparte da dietro. Felice... Guardalo Harp, guardalo, calcialo quel destro. E ancora Harp, ancora su assist di Felice Mastronzo. Ed è 1-0. L'importante, ragazzi, è comunque vincere, bisogna essere onesti. Dantas, guardalo Felice, guardalo, no, esce il portiere. Che sofferenza.
felice, felice, calcia di sinistro, Murato, ancora lì, Arp, grande, grande coordinazione su assist di Dantas, mi pare, grandissima coordinazione di Arp, 2-0, perché dico 3? Non lo so, 2-0 per il Bayer 2, e finisce anche il primo tempo, tra tutto. Oh, che bello, non abbiamo ancora segnato, dobbiamo rimediare. Ecco, possiamo rimediare così, possiamo rimediare così, possiamo farlo così. Dai, dai Felice, dai Felice, mettila a giro, mettecela. 3-0, 10 in pagella e terzo gol in 3 partite per il nostro Felice, ragazzi. Che macchina da guerra e macchina da gol che è. Veramente assurdo. Guardate qua, che dribbling, come se li beve tutti quanti. Veramente una cosa abominevole. Eh sì, sembra che lo siano per arrestare quando lo abbracciano, ma quelli sono dettagli. 13 gol in campionato, ragazzi. Chi meglio di lui? Stiller per Felice, che va di sinistro. Ok, un po' forzato. Parata del portiere. Tanto continuano a sostituire Arp e questo è un segno positivo, vuol dire che ci vogliono tenere in campo. Bella, no. Niente, appena detto, ci sostituiscono al 74esimo e quindi prendiamo anche gol al 90esimo una volta usciti dal campo. Ottimo, questo io non lo accetto perché volevo fare almeno un altro gol. 3 gol in 3 partite, vabbè, meglio di nulla. Continuiamo ad avanzare e andiamo alla quarta partita di questo episodio, che sarà contro i 17esimi, Waldhof. Ok, 17esimo in classifica. Tanto ragazzi, godetevi questo screen. Felice Mastronzo, miglior giocatore del mese di agosto. Meritatissimo. Tra l'altro la nostra votazione è pure salita a 68. Cioè ragazzi, stiamo veramente scalando le gerarchie. Adesso ragazzi, punto almeno ad arrivare a 20 gol. Chiedo troppo? In questo episodio mi rimangono 3 partite, non lo so se ci riesco. Però ragazzi, ci provo ad arrivare a 20 gol fino alla fine di questo episodio. Ci voglio riuscire. Arp, buono. Dai Stiller, dammela dentro. Tira, tira, tira. Beh, voglio arrivare a 20 gol e la partenza è già buona. Questi gol, ragazzi, difficilmente il nostro Felice Mastronzo li sbaglia. Ecco, l'ho detto. L'ho detto. Destro fulmineo, il povero portiere della 17esima squadra della classe non può veramente nulla. Esulta l'allenatore, vediamo se ci fa vedere i gol in campionato. Vabbè, no, è saltato. Meglio così. Dantas, Stiller, para dentro per Felice, Felice, para, gol di Arp. Vabbè, non è assist. Abbiamo fatto l'80% di questo gol, dai. Mi secca solo non portare a casa l'assist. Magari era qualche punto valutazione in più, però va bene così. Gol di Arp, ragazzi. Io continuo a ribadirlo, Arp, alla fine di questa serie, il giorno che andrò via, mi dovrò offrire una cena. Arp, bella dentro, per Stiller. Vabbè, ci ho sperato. Era più difficile mettere quella palla che sbagliare quel gol, però vabbè. Dantas, Kern, Felice, Felice, mettila a giro! Ma che gran gol ha fatto! Ragazzi, e sono già a doppietta, siamo ancora nel primo tempo. Che tiro a giro, che fulmina assolutamente il portiere della formazione tedesca. Vabbè, sono due formazioni tedesche, ma va bene così.
adesso dovremmo essere a 16 gol, se non ho sbagliato il conto, dovrebbe essere 16 gol in campionato, 15, chiedo scusa. Non so perché ero convinto di essere a 14. Sinistro di Arp, insomma. Senti, uno sbadiglio. Arp per Felice, a giro di sinistro, su un palo lontano. Gol a effetto e al 49esimo è già tripletta per il nostro Beniamino. Ragazzi, qui c'è un astro nascente. Forse non per le passerelle di moda, ma sicuramente per il calcio. Sarà un calciatore che non si farà tatuaggi, non sarà un modello, non si farà niente perché è già brutto così. E penso che se non fosse per il pallone non so veramente cosa farebbe nella vita. 49esimo, comunque Felice, fa 4-0. Dantas per Felice, Felice ancora, calcio al destro, troppo centrale. Peccato. Buono Felice. Guarda Dantas, ancora felice. Calcialo al destro, parata del portiere. Volevo il poker, ma il portiere mi ha chiuso la porta in faccia. Tanto esce Martinovic, che non so veramente chi sia. Vale dentro, verso Felice! Poker! Mancava solo il gol su calcio d'angolo, di testa da calcio d'angolo. Oddio, manca ancora il gol su punizione e su rigore. Però per il resto penso che li abbiamo fatti tutti. Chiama la palla, svetta con i suoi 2,5 metri, più in alto di tutti, e segna il gol del 5-0? Eh sì, perché poker, 5-0. Ormai un'altra squadra della terza lega tedesca viene completamente affondata dalla potenza e dalla bruttura di Felice Mastronzo. E adesso puntiamo al pokerissimo. Buona, va via in velocità, ancora Felice, calcia al destro! E qua non so se è veramente stato il portiere a regalarcelo, ma comunque primo pokerissimo, prima cinquina del nostro Felice Mastronzo. Poteva anche essere un po' più generoso, fare un cross morbido, e sicuramente penso che l'avrebbero insaccata, ma va bene così. 6-0, 5 gol di Felice, che non può essere più felice di così. E siamo all'87esimo, ragazzi. Vediamo se c'è tempo per il sesto. Invece no. Ancora lì la palla, però è fuori gioco. Se ti fossi tolto di mezzo, magari. E niente, finisce qua. Dopo 3 minuti di recupero su 2, 6-0, 5 gol di Felice. Una cosa abominevole, ragazzi. Un giocatore straordinario dal punto di vista in campo, ovviamente. Non parlo dal punto di vista estetico, però fatto sta, signori, che sono 5 gol di Felice oggi e sono quindi 13, 14, 15, 17, sono 18 in campionato. Una media, niente male. Tanto dovrebbe anche essere aumentata la nostra rotazione, siamo a 68 adesso. E la prossima partita sarà contro il Vic Colonia, perché vedo lo stemma in classifica, quindi sono quarti questi. C'è da fare molta attenzione, vogliono che segni almeno un gol nelle prossime 4 partite, a voglia, quanti ne segnerò. Penultima partita di questo episodio, l'episodio numero 2. E il punto, penso che il Vic Colonia sia la seconda squadra di Colonia, cioè se tanto mi dà tanto, io penso che che appunto il Vic Colonia sia la seconda squadra. Bello, c'è il sole all'Allianz Arena e iniziamo.
felice, felice sul lato di sinistra, felice, ancora felice. Si dribbla tutti, felice, felice. Calcia il destro centrale, peccato. Aveva fatto veramente tutto bene. Gli è mancato proprio l'ultimo. Felice guarda dentro Dantas. Perché ha fatto il giro intorno al pallone? Perché l'ha fatto? Che senso ha? Poi Kern, vabbè, fa una cagata pazzesca. Dantas dentro per Felice. No vabbè, dai, assurdo. Kern per Felice. Felice, fallo adesso. No, ancora Melz. O come si chiama quel portiere? È frustrante. Buono, buono. Vai Felice, vai Felice. Dribbali tutti. Vai Felice, ancora, ancora, ancora. Calcialo quel sinistro sul primo palo. Sul primo palo, signori. Primo gol di questa partita per Felice. E sono già 5, 6, 7, 8. Sono già 9 gol in questo episodio. Se non vado errato, sono 19 in campionato. Quindi manca un gol solo da battere il record. No, record, insomma, da raggiungere l'obiettivo prestabilito due partite fa. Qua forse il portiere se l'aspettava sul secondo palo. Tocca comunque, ma la palla va in rete. E non c'è gioia più grande per il nostro FM. 41esimo, 1-0. Meglio tardi che mai. Felice lancia dentro Arp. Tiraci Arp. E oddio, ho pensato per un attimo che fosse fuori. Giuro, giuro, ho pensato per un attimo che fosse fuori. Ma forse sarà la prospettiva. Adesso voglio vedere un attimo il replay. Sono curioso di vedere il replay. Ok, Arp ha fatto questo passaggio ha tirato. È stato portare a servigliela. Ha tirato un a giro di sinistro, in sostanza. Rischiosissimo. Rischiosissimo. Cioè, stava per fare una gaffa veramente assurda. Ma va bene così. 2-0, gol di Kern. Ormai tutti i gol di Kern ci entriamo noi. Buona, rubagliela. Ragazzi, i contrasti, siamo veramente re dei contrasti. Felice, Felice, guarda dentro Arp. Tanto la volevi, me la stavi venendo a togliere, quindi te la do. Proprio perché siamo una squadra. 3-0, tenuto in gioco. Tenuto assolutamente in gioco. Altro gol di Arp. Altro gol, su altro assist di Felice. Lo dico sempre, qua c'è bisogno di una cena appena lascerò Monaco. Ma allora me le regalate. Felice, Felice, ancora lui. Tenta uno pseudo elastico e fa 4-0. Ci sta, benissimo. Ed è gol. Abbiamo definitivamente raggiunto l'obiettivo prestabilito. Guardate qua che classe. Che destro che ha mollato. Si deve scansare Kern. Però in volta che tiro, ragazzi, c'è veramente qualcuno della nostra squadra a rompere le palle davanti. Non capisco perché. E al 60esimo aggiunge un altro gol in testa alla classifica marcatori. Buono. Dentro per Felice. Ok, si generoso una volta. Invece no, invece no, invece no. Voglio fare tutto io, perché so che lo faccio bene. 69esimo, tripletta, 5-0, 21 reti. 21, signori. 21, ripeto, 21. In neanche due mesi di campionato. Potevo fare veramente tante cose. Potevo anche servire il sostituto di Arp, che è il numero 14. Non mi viene momentaneamente il nome in mente. Ma invece ha preferito fare tutto da solo e calciare questa mina alla sinistra del portiere. Ma noi sappiamo che Felice queste cose non le sbaglia. 5-0, signori. Dentro per Siwaisho, come si chiama, calcia al destro. Vabbè, dai, siamo 5-0, va bene anche così. Felice, Felice, se li beve tutti, calcia al destro, peccato. Poteva essere un altro poker.
ma la palla accarezza il palo e va sul fondo. Dammela qui, siamo nel recupero, felice, la para e la ribatte in rete. Il sostituto di Harp, che ora non mi viene, non so come si chiama, inizia per J. Beh, che cazzo li conosce questi giocatori, signori? Cioè, parliamoci chiaramente, chi li conosce? Fatto sta che ha voluto fare... provato a fare un altro gol, la palla è cascata lì, c'era lui. Non è assist mio, più che altro è culo. Jastremski. No, Jastremski si chiama. Vabbè, gol di Jastremski. Andrò a leggerlo. Vedere come si pronuncia. iPhone, speak. Jastremski. No, non voglio lo spelling. Jastremski. Ok. Adesso chiedo come si legge Harp. Ripeto, signori. Jan Fiet Harp. In italiano? Jan Fiet Harp. Vabbè, Jan Fiet Harp, lasciamo stare. Altra partita, signori. Andò, c'è un multitasking tra il telefono e FIFA. Ha segnato 3 gol in ultima partita, ragazzi. Felice è devastante, 21 reti in tutto. E adesso qua siamo, se non vado errato, ad uno stadio che c'ha la licenza, sì. Giochiamo contro il Verl, ok, ma questo è lo stadio di una squadra che non ricordo benissimo il nome. Devo andare a controllare più tardi. Buono, dentro, per Felice, che inaugura così questa partita subito col gol al quarto minuto. Ormai ragazzi, al gol del primo minuto ci siamo abituati. Bellissimo il passaggio del compagno di squadra, sotto la nebbia, destro secco, batte il portiere e fa subito 1-0. Portiere con numero 32, esattamente come il nostro vecchio caro amico Abbiati. Bella questa palla rubata, grande Felice, che scatto, Felice, mettila a giro! E sono 2-0 e sono già 23 gol, ragazzi, 23 gol o 24, già perso il conto. Con questo gol ha fatto quasi un gol in due tiri, perché 23 gol su 45 tiri in porta, che ci è arrivata appunto la notifica là in alto, non so se l'avete vista, comunque mandate dietro il video per vederla. Sono sì, un gol in due tiri in porta, ragazzi, percentuale realizzativa veramente spaventosa di questo giocatore. Veramente incredibile. E comunque, sesto minuto, 2-0. Harp, guarda qui, calcio da quel destro, vabbè. Leziosità di troppo, ci può stare. Felice tra tutti, felice. Mettila dentro per il gol della merda di Harp. Va bene così. 125 passaggi corti. Ci stanno veramente conteggiando tutto. Se la sbagliava veramente, ragazzi, io mi ritiravo seduta stante e non sto scherzando. Fatto sta, Harp segna lo 0-3. Felice dentro verso Harp. Altro gol di Harp, altro assist di Felice Mastronzo. Ragazzi, altro che Vialli e Mancini qua. Harp e Mastronzo, ragazzi, questi saranno due fenomeni un giorno. Filtrante perfetto, signori. È bello che poi nelle parti tagliate lo alleno anche intensamente sto ragazzo, quindi insomma tutto sta dando i suoi frutti. Felice
felice. Calcio al destro, una cagata assurda. Palla purtroppo fuori. Si riparte da rinvio. Gli ha rubato palla. Pallonetto. Op, no, va fuori, va dentro, va in gol comunque, va in gol. Gol su tiro al volo, ci dicono. E in effetti è così. Lo ribadito la rete, ragazzi, perché avevo paura che, sinceramente, uscisse. Vi devo dire la verità. Cioè, all'inizio sembra veramente che esca, poi dopo invece va a fil di palo, però. Nel dubbio, ho ribattuto in rete, ragazzi. Mamma mia, che braccia e gamba lunghe che c'ha. Qua diremmo a Viareggio a Bacca Fossi. Poi con le treccine, giuro, prima o poi cambierò capigliatura. Lo giuro, lo prometto. 5-0 e non è ancora finito il primo tempo, signori. Felice, dentro per Arp, che va col destro, 3 assist e 3 gol. Ragazzi, ma assurdo. Assurdo cosa sta facendo questo ragazzo. E Felice Mastronzo, ragazzi, si porta a casa altri 3 assist, che penso adesso sia primo anche in classifica assist. A questo punto, cioè, se tanto mi dà tanto, penso sia primo anche lì. Buono Felice, dentro per Dantas, che va col destro. Peccato che incontra il portiere sulla sua strada. Felice. A Ciro, peccato signori, veramente peccato. Richards, Felice, incontra ancora il portiere, siamo ancora al 62esimo ragazzi, ed è ancora 6-0. Grazie, dai, mettila dentro e ti faccio l'assist, Jastremski, Jastremski ragazzi. Comunque sia, Jastrogol. Ecco come chiamarlo, Jastrogol. 7-0. E qua, ragazzi, la doccia è abbastanza fredda per il Verl. 7-0 dopo 69 minuti, ragazzi. Un gol in 10 minuti. Dantas, dentro. Jastremski, calcialo. Vabbè, potevo chiedere palla, ma va bene così. Non inferiamo più di tanto. Felice, mettilo il pallonetto, no. Vabbè, il gol di pallonetto me lo sarei concesso, promesso, giuro. Cercami, ecco, perfetto. Alta veramente di poco. Cioè, mi dicono non arrenderti, ma ho già fatto 3 gol e 4 assist, cosa mi devo arrendere? Assurdo. Dantas per Felice. Se li dribbla tutti, sinistro, centrale, però poi arriva Dantas, che fa l'8-0 al 91esimo. E il Verl torna a casa, anzi, non torna a casa, rimane in casa con una bella sconfitta sul gruppone. Gol di Thiago Dantas al 90esimo. Che risultato assurdo. Ho mancato il contrasto. Vabbè, finita qui. Risultato pesante, veramente, dir poco. Ci consegnano un altro pallone, ragazzi. Ormai ho tutta la Cisalfa a casa con tutti i palloni che ho. E ragazzi, per questo episodio penso che le partite siano arrivate a sufficienza. Io vi ringrazio, lasciate like, iscrivetevi al canale e attivate la campanella, ragazzi, perché a breve veramente uscirà il terzo episodio di questa serie, che vedo che comunque vi sta piacendo. E niente, un abbraccio a tutti, passate anche da vari pronostici che stanno uscendo, video extra e cose inerenti e non al calcio. Statemi bene, ragazzi, un abbraccio e ciao a tutti.